Salve a tutti e benvenuti nel quarto episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps. Nella scorsa puntata avevamo acquisito due nuove utilissime abilità, il doppio salto e la cura, che attualmente non va perché siamo full vita. Avevamo esplorato tutta questa zona, eccoci qua. Avevamo anche completato una missione secondaria dando una zanna di Ullo ad un Moki, il cosiddetto Mok il coraggioso. Ed ora proseguiamo, perché la missione che ci hanno dato i Moki è quella di arrivare a incontrare il guardiano della palude, un certo Quolok, che a quanto pare sa come raggiungere e trovare Ku, il nostro gufetto, o meglio la nostra gufetta, che si è persa. Questo ha fatto un predict assurdo, non so se l'avete visto. Comunque ora posso far vedere la cura. Tam! Sei molto alla Hollow Knight. Tra l'altro abbiamo anche acquisito dei frammenti che abbiamo equipaggiato. Possiamo scalare i muri, ad esempio arrampicata sui muri. Le sfere sono attirate verso Ori da metà schermo e aumentiamo i danni inflitti e subiti del 15% perché siamo spericolati. Ora voglio tornare sulla mappa, esattamente. E di qua potrei prendere qualcosina di interessante, tipo quel minerale Gorlek, ma direi di non farlo ora perché non è tempo di fare backtracking ora. Ma è tempo di andare avanti. Qui avevamo preso la prima torcia. Ed ora invece c'è un mostro che avrebbe voluto ucciderci. Sono molto aggressive le creature qui a Niewen. Eccoci qua. E qui durante la pioggia non c'era nessuno. Ma ora che è tornato il bel tempo, è tornato anche questo strano personaggio. Per parlare con Lupo, che non è il protagonista di Sekiro. Nanush! Saluti, viaggiatore, sono Lupo, straordinario cartografo. C'è stata una bella tempesta, le mie mappe si sono un po' inzuppate, quindi posso dartele a metà prezzo, ok? D'altronde, gira voce che tu sia alla ricerca di un'amica. E cosa c'è di meglio di una mappa quando cerchi qualcosa? Vuoi acquistare una mappa di questi acquitrini per 75 luci spirituali? Sì. Questo è l'equivalente di Cornifex, se non sbaglio si chiami così in Hollow Knight, l'NPC che devi trovare in ogni livello del gioco per avere la mappa dell'area. Il nome cela il pericolo, amico. Prendi ad esempio il nome di questo posto, Palude di Acqua Nera. Ho usato un po' di quell'acqua per disegnare le mie mappe. Beh, uno spreco di carta di qualità. Poverino. Ha già incontrato quel viandante piumato? Si fa chiamare Tok. Sì, l'abbiamo incontrato nel secondo episodio. Anche Tok, un tempo, era un bravo cartografo, forse il migliore. Da lui ho imparato tanto. Però passa troppo tempo a fantasticare. Dicerie, leggende, il passato. Saranno davvero solo leggende? Secondo me, invece, la cartografia è ancorata al presente, te lo dico io. Uso le mie vecchie mappe per accendere il fuoco. No! Ok, questo dialogo l'abbiamo già sentito. Addio, caro lupo. O meglio, arrivederci. Guarda questi mostriciattoli. Fuori tutti. Che qui sopra non possiamo ancora andare. E di qui c'era un segreto che avevamo già ra raccolto. Un altro scoiattolone. Questi sono molto semplici da battere una volta che imparate a gestirli. Invece qui possiamo passare e prendere un'altra ricompensa segreta. Se non ricordo male, qui in fondo c'è un frammento. Esattamente. Recupero. Diminuisci i danni subiti. Questo effettivamente potremmo equipaggiarlo, ma per ora mi tengo. Anzi, no, dai. L'equipaggio. L'equipaggio al posto di questo. Tanto rimanere attaccati ai muri per ora non è una cosa così fondamentale. È più una comodità, ma subire meno danni è utile. Tanto possiamo fare così per salire. Molto comodo. Fuori tutti. Ok, di qua temo si vada avanti, però. Vogliamo la mappa? Sì. Quindi vado un attimino dall'altra parte a vedere cosa c'è. E se riusciamo a prenderci qualcosa. Vabbè, lo scoiattolo è andato a quel paese, non so dove. Oh no, ok no, qui era dove avevamo preso il primo frammento di vita, se non sbaglio.
Di qua non c'è nulla per noi. A parte dei mostri. Sì, non c'è nulla per noi di qua. Attualmente, perlomeno. Questo comunque lo secchiamo, che ci dà un po' di esperienza. Ecco qua. Tanto muoversi in questo gioco è bellissimo. Sia per la libertà di movimento che hai già fin dall'inizio, non ti senti ingessato. Non, come per esempio in alcuni capitoli di Metroid che mi è capitato di giocare. Non ti senti come se in continuazione ti mancasse qualcosa. Sei già molto libero, molto agile. Però qui è solo un miglioramento. Sei qui a goderti il panorama? Incantevole, non trovi? Ammira la sorgente in tutto il suo splendore. È già passata un'intera generazione di mochi da quando le ruote del mulino hanno girato per l'ultima volta. E gira voce? Oh! Che ci fa stridula qui? Qualcosa deve averla spinta a scendere dal trespolo. Forse una minaccia? Di certo non tu, hai un'aria innocua. Dobbiamo fare qualcosa al riguardo. Per tua fortuna, io sono un maestro d'armi. Ti interesserebbe perfezionare le tue abilità? Posso offrirti un bello sconto sul tuo primo acquisto, quindi scegli con attenzione. Ecco, non possiamo acquistare un cavolo, perché se non sbaglio, nella modalità difficile, aumentano anche i prezzi dei potenziamenti delle armi. Comunque, potremmo acquistare. Sentinella, evoca una sfera spirituale che attacca al tuo posto. È abbastanza scarsa. Distruzione spirituale, un colpo forte e veloce contro i nemici, distrugge il terreno instabile. In realtà è un colpo forte e lento contro i nemici, non so perché abbiano continuato a tradurlo con veloce, ma è quello che vorremmo avere. È molto utile, anche perché distrugge il terreno instabile. Lancia, consuma energia però questa. Scaglia una potente lancia di luce, consuma tanta energia. Distrugge anch'essa il terreno instabile. Questa consuma energia e lancia una stella che ritorna indietro, come una stella ninja. E fulgore, incendia i nemici vicini. Questo può essere utile. Diciamo che le abilità davvero fighe sono queste due. Queste due qui. Queste due qui. Quindi distruzione spirituale, che non consuma nemmeno energia. E lancia, perché è potentissima. E queste due che si sbloccheranno più avanti qui sotto. Se vuoi metterti alla prova, c'è un tempio dello spirito nelle vicinanze. Il posto giusto per dimostrare il tuo coraggio. Le nostre strade si incroceranno di nuovo. Fino ad allora tieni sempre pronta la spada e lo sguardo rivolto al cielo. Ultime notizie. Il tempio di Acqua Nera. Abbiamo ricevuto un'indiscrezione, una notizia su un luogo che potrebbe condurci appunto ad un luogo molto interessante. Ma noi per ora andiamo avanti. Uno scoiattolone lì e un bruco lì sopra. Scendiamo dai. Fuori tutti. Qui si può distruggere, eh? Non fatevelo sfuggire questo passaggio segreto. E si può scendere qui, dove stando attenti a non cadere nell'acqua. Aia. Ma dai. Pensavo si aggrappasse al muschio lì. Avrei dovuto fare un salto ulteriore. Ecco fatto, così. Qui ci si può aggrappare. E stando attenti a non venire brutalmente uccisi da questi spuntoni, può proseguire. Questi non ti colpiscono se ci stai sopra. Hop! E ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ottenuto un frammento di cellula d'energia. E usciamo da questa parte, dove arriviamo precisamente al tempio di Acqua Nera. Che dite? Proviamo a farlo? Vai, attiviamo il tempio del combattimento. Anche se non abbiamo abilità per il combattimento a parte la spada. Quindi potrebbe essere una cosa un po' difficile. Esatto. Non abbiamo attacchi a distanza, non abbiamo nulla. Però possiamo curarci, ricordiamocelo. Vai, vieni giù, scoiattolo.
Guardate quante ne stanno spawnando di queste api. Di queste zanzare, non api. Sono precisamente zanzare. Zanzarone. Ok, altra energia. Siamo full vita, quindi non ci curiamo. Quello è uno scoiattolo rosso, eh. Attenti, perché fa questa cosa. Esattamente. Questa sorta di onda d'urto. Che vi danneggia se vi prende. No, dai. Due colpi, solamente due colpi di quella zanzara e siamo morti. Riproviamoci. E questo ovviamente è per via sia della difficoltà difficile che... Ma dai. Che del frammento che ci siamo messi. Riproviamoci di nuovo. D'altronde è una sfida. Non deve essere facile. Una sfida che garantirebbe un bel premio se portata a termine. Ecco fatto, fuori uno. Vieni giù scoiattolone, bravo. Ma dai, ho preso danno a caso toccando appena lo scoiattolo. Ok, vai. Altro livello, eccolo lo scoiattolo rosso. Ok, le zanzare. Bene, fatto. E abbiamo ottenuto un altro slot per frammenti. Quindi direi di rimetterci l'altro frammento che avevamo adesivo. Andare quassù e prenderci un'ulteriore ricompensa. Se riuscissi a non morire, cioè a non cadere. Di sopra c'erano delle spine, tra l'altro. E siamo tornati in cima. Eccoci qua. Di sopra forse non possiamo ancora andare, però possiamo proseguire sicuramente da qua. Aia. Ha tirato una scorreggia questo bruco che ha fatto malissimo. Esatto, qui sopra non possiamo ancora andare. Ci servono delle abilità che otterremo più avanti. Saliamo. Ok, eliminiamo quel bruco. Pericolosissimo. Ok, di qua non si può andare, giusto? Nope. Per fortuna che non bisogna più salvare con l'energia, perché sarebbe davvero tragica. Quella è un'idea che hanno avuto un po' bruttarella, nel primo Ori. Infatti in questo non l'hanno riproposta. E per arrivare a quel legno bisogna usare questo fungo. Guardate quanto alto ci fa saltare. Ed eccoci arrivati. Proviamo a prendere quella sfera di energia rischiando di morirci. Sì, ok. È quella sfera di esperienza, però ne valsa la pena. Tanto al massimo poi ci curiamo. Ed eccoci arrivati in una nuova zona. Non riesco a colpirla. Ok. Io mi curo. Quello strano... Quella sorta di strano occhio di su lo useremo tra pochissimo. Nei mochi abbiamo visto dove è caduto il piccolo gufo. Vicino alla casa che ci siamo lasciati alle spalle. Bosco silente. Bosco spaventoso. Qualloc è gentile, Qualloc può aiutare.
Ed ecco che i mochi ci aiutano. Attivando quella leva. E facendo innalzare queste rocce. Là sopra c'è Toc. Però per questo video è tutto. Nel prossimo affronteremo questa zona piena di acqua velenose, leve. Prenderemo una nuova abilità molto interessante e andremo a parlare a Toc. Quindi ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.